Il cristiano è colui che fa il bene. Il cristiano è colui che ama il Signore, ama il prossimo. Il cristiano è colui che perdona, colui che accoglie. Non è quello che dice, mi faccio i fatti miei, casa e chiesa. Fratello e sorelle, sei proprio rovinato. Perché Gesù ti dirà, non ti conosco. Signore, ma non ti conosco. Ma io tutte le domeniche a messa non ti conosco. Sta scritto nel Vangelo, sono parole di Gesù. Facciamo nostra l'esperienza di Zaccheo, quanta gioia avremmo nel nostro cuore. E allora anche così comprendiamo ancora di più la figura di Padre Pio da Pietre Lecina. Quanta gioia Padre Pio prova per noi. E in questo momento Padre Pio è contento, l'ho detto all'inizio, siamo tantissimi. Vedete quanto ne siamo? Siamo tantissimi. Però anche noi, come Zaccheo, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere, di ammettere, di perdonare, di accettare veramente il Signore nella nostra casa, nella nostra vita. Padre Pio è contento se realizziamo tutto questo. E ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Padre Pio ci ha amati veramente, non a parole, non come un'esortazione, ma ci ha amato con tutta la sua vita, con tutto se stesso. Impariamo anche noi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.